Sì, io praticamente lavoro da 25 anni nell'ambito della tecnologia, della trasformazione digitale e naturalmente con il giusto sguardo verso l'innovazione, quindi farò una mia visita della città del futuro abbastanza technology driven, come immagino, insomma, che sia per mio standard. Quando mi hanno invitato, insomma, per venire a parlare della città del futuro, mi sono immaginata subito qualche bellissima immagine di film degli anni 90 in cui iniziavamo a vedere delle auto che guidavano da sole, eccetera, e ho riflettuto, sono passati degli anni, ma alla fine le stiamo vedendo, li viviamo non tantissimo in Italia, dove c'è una fondamentalmente probabilmente un tipo di rigore, insomma, legislativo importante, però l'anno scorso quando sono andata negli Stati Uniti ho potuto prendere un robot autonomo, che un taxi autonomo per le strade di San Francisco, è stato sicuramente elettrizzante. E, riflettendo su questa cosa, però, è come ha questo un impatto sulla città, non tanto probabilmente l'autonomia, il veicolo autonomo, guida autonoma può essere veramente la cosa che ci può far cambiare il percepito del vivere in una città, ma magari dei minivan che possono condividere le loro corse. C'è uno studio molto interessante dell'MIT in cui hanno preso come caso, insomma, di base New York, i taxi di New York. Ci sono 14.000 richieste di taxi al giorno a New York, con praticamente no, 400.000 richieste di taxi al giorno a New York, con 14.000 taxi, con un trasporto di una, massimo due persone per corsa. Hanno praticamente in questo programma dell'MIT elaborato un modello di machine learning che potesse ottimizzare l'allocazione dei taxi in funzione delle persone e in funzione dei percorsi che dovevano fare, e hanno verificato che fondamentalmente con soli 2,8 minuti in più di attesa per persona e un 3,5 minuti in più di ritardo per arrivare alla meta, fondamentalmente i taxi necessari sarebbero stati 3.000. Questa cosa è stata anche poi riapplicata a dei van, ipotetici van da 10 persone, e praticamente i KPI di atterraggio sono gli stessi. È sicuramente uno studio estremamente interessante, perché fondamentalmente le nostre città hanno un tema di sovraccarico nel trasporto, cioè ci sono veramente tantissime macchine, tantissimi mezzi pubblici, vero, però quanti di noi potrebbero voler arrivare, per esempio, in aeroporto utilizzando lo stesso van di qualche altro passeggero di un hotel accanto, oppure che abita, insomma, nello stesso quartiere? Quindi oggettivamente mi è venuta questa riflessione come stimolo per un futuro probabilmente con una sostenibilità, sì, ambientale, ma anche sul tempo e sulla soddisfazione di tutti, perché si andrebbe a sgravare su un traffico che oggettivamente in alcune città diventa veramente insopportabile. Al di là di questo, naturalmente, andando un po' nell'excursus di questi veicoli, ho pensato anche ai droni, no? Quanto saranno utilizzabili sempre, non andando a operare su un territorio lineare che è sovraccarico, ma magari per portare merci a livello consumer, ma anche per intervenire in una casistica, per esempio, come di un'assistenza medica. Quanto potrebbero essere utili poter mandare un defibrillatore in attesa che arrivi l'ambulanza in maniera veloce, senza dover rispettare, tra parentesi, i semafori o magari un incidente che ha bloccato una strada. Anche in questo caso, Aeroporti Roma crede tantissimo in diciamo, in questa visione del futuro, tant'è che ha investito insieme ad altri partner su UrbanVoo, che è una società che il 22 ottobre del 22 ha fatto proprio il primo test con
un drone porta persone e merci, un VTOL, che ha la caratteristica di poter praticamente atterrare e decollare in maniera verticale, e quindi che è compatibile con una città magari dove è densamente popolata o dove non ci sono troppi spazi di atterraggio o altro. Naturalmente questo è sicuramente uno degli spazi della città del futuro, ma un altro che viviamo già e che andrebbe sviluppato ancora di più è quello dell'Internet of Things. Questo sistema connesso di sensoristica che iniziamo ad avere in ambiti magari specifici, ma che in una diffusione globale e totale potrebbe consentirci di avere praticamente sotto monitoraggio analisi e ci consentirebbe di ottimizzare una serie di attività. Immaginiamoci, e noi iniziamo a farlo, una Internet of Things applicato alle infrastrutture, quindi poter avere sotto controllo tutto ciò che succede per le strade, ponti, gallerie, ma anche sistemi idrici, elettrici, illuminazione globale, e creare degli smart building intelligenti che hanno la possibilità di illuminare e riscaldare soltanto quanto necessario, quindi aumentando la qualità della vita, oltre ad offrire insomma uno spiraglio di maggiore sostenibilità nei consumi. E su questa cosa anche come Aeroporti di Roma stiamo investendo tantissimo, proprio su, a partire dalla nostra prossima insomma torre edifici, che sarà completamente intelligente e dotata di questi sensori.